faremo il punto sulla situazione delle politiche per lo sviluppo sostenibile, la coesione e la resilienza nel periodo 2021-2027. Vedremo quali sono le visioni sottostanti queste politiche e cercheremo anche di capire come gli interventi sono organizzati. Per tutti i cittadini è importante sapere come queste politiche funzionano, perché sono i cittadini, sono le nostre economie, le nostre società, i nostri ambienti che sono destinatari di queste politiche e quindi ognuno di noi in qualche modo deve contribuire a renderle utili e anzi può ancora di più contribuire attraverso proposte, progettualità e contributi alle visioni che man mano si vanno formando. Parleremo in particolare di tre argomenti. Innanzitutto vedremo che cos'è la conferenza sul futuro dell'Europa che l'Unione Europea ha avviato in questi mesi. E vedremo come si tratta di un importante percorso partecipativo per costruire una visione sul futuro dell'Europa per quanto riguarda una serie molto importante di temi che vanno dalla transizione climatica alla transizione digitale allo sviluppo sostenibile. Faremo poi il punto sulle politiche in campo del 2021-2027, cercando anche di capire come è possibile operativamente contribuire a queste politiche e daremo poi uno sguardo al programma di lavoro per l'anno 2022 della Commissione europea. Ogni anno la Commissione europea, inserendosi all'interno delle sue strategie pluriennali, formula un programma di attuazione delle priorità per un determinato periodo temporale e vedremo quindi quali sono le priorità della Commissione per l'anno 2022. Iniziamo quindi a parlare della conferenza sul futuro dell'Europa. Ecco, in questa slide vedete come ho indicato un indirizzo web dove sono raccolti i materiali relativi alla conferenza e dove sono date tutte le informazioni necessarie per partecipare al grande dibattito che si sta aprendo. La conferenza sul futuro dell'Europa, come vedete nella slide, è un'iniziativa comune delle tre grandi istituzioni dell'Unione Europea, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione Europea, che agiscono come partner paritari, naturalmente in accordo con i vari Stati membri dell'Unione Europea. Che cos'è la conferenza? È un processo che va dal basso verso l'alto e quindi sollecita la partecipazione dei cittadini ed invita gli europei ad esprimere la loro opinione su quello che si aspettano dall'Unione Europea nei prossimi anni, come dicevamo, su una serie di materie molto rilevanti di cui si discute anche in questo periodo, come la transizione climatica o la transizione digitale. Come tutti i processi partecipativi, l'obiettivo della conferenza è di dare ai cittadini un ruolo fondativo nella definizione delle politiche dell'Unione Europea. Naturalmente abbiamo una serie molto ampia di materiali sulla conferenza, a partire dalla dichiarazione comune del Parlamento, del Consiglio e della Commissione europea che vedete menzionata nella slide. Come funziona la conferenza sul futuro dell'Europa? Funziona attraverso eventi. Questi eventi possono essere di livello europeo, di livello nazionale, possono essere transnazionali, cioè mettere insieme più stati membri, ma possono anche essere locali. Gli eventi in cui si discute del futuro dell'Europa naturalmente devono coinvolgere tutte le parti interessate e l'intera società civile. La conferenza funziona attraverso panel, ovvero attraverso gruppi di persone, di esperti che formulano visioni, formulano orientamenti, formulano raccomandazioni a cui l'Unione Europea dovrà poi dare attuazione sul piano delle politiche. E si avvale di una piattaforma multilingua, una piattaforma digitale dove i vari contributi sono raccolti, sono analizzati piattaforma che quindi permette ai cittadini anche in forma online di condividere le loro idee, di inviare contributi. La governance della conferenza è articolata nel senso che le tre istituzioni, le tre grandi istituzioni, il Parlamento, il Consiglio e la Commissione,
garantiscono la presidenza congiunta della conferenza e si avvalgono di un comitato esecutivo e di un segretariato comune che hanno il compito di facilitare la raccolta e la rielaborazione dei contributi che vengono da eventi, da panel o anche da singoli cittadini attraverso la piattaforma. C'è poi una sessione plenaria che garantisce che le raccomandazioni che vengono appunto dalla società civile, che vengono, come dice, dal basso, vengano adeguatamente istruite ed eventualmente trasformate in pratiche di policy. Naturalmente la conferenza si basa su principi che possono essere sintetizzati nella inclusività, nell'apertura, nella trasparenza. I lavori sono naturalmente pubblici e i contributi di ciascuno sono messi a disposizione sulla piattaforma informativa. Quali sono i grandi argomenti per il confronto? Naturalmente al primo posto il cambiamento climatico e l'ambiente, la salute, un'economia più forte, giustizia sociale e occupazione, e quindi come garantire lavoro regolare, lavoro di qualità, lavoro inclusivo. L'Unione Europea nel mondo, e quindi le relazioni con l'esterno dell'Unione Europea, anche in termini di sostegno di natura umanitaria, ad esempio, ma in generale parliamo delle relazioni dell'Unione Europea con le grandi altre parti dell'economia internazionale, della società internazionale. Un tema è quello dei valori e diritti, dello Stato di diritto, della sicurezza, la trasformazione digitale, altro tema fondamentale e molto all'ordine del giorno, la democrazia europea e quindi le modalità con cui si associano sempre di più i cittadini alla vita dell'Unione Europea e al funzionamento dell'Unione Europea, i grandi temi riguardanti la migrazione, che sono un altro tema fondamentale all'ordine del giorno, l'istruzione, la cultura, la gioventù e lo sport. Fra l'altro, su questo torneremo fra breve, il 2022 sarà l'anno europeo della gioventù, e anche altre idee che i cittadini eventualmente vogliono proporre. Quindi ciascuno di noi, in forma organizzata o anche singolarmente, viene invitato dall'Unione Europea ad esprimere visioni, progettualità, preferenze, indirizzi riguardo a questi grandi temi. La visione che verrà fuori dal lavoro della conferenza non è destinata a rimanere sulla carta. L'Unione Europea spesso ricorre a questo tipo di iniziative partendo dalla costruzione di una visione partecipata sul futuro, ma poi giungendo anche a definire politiche concrete. In particolare si parte da una visione partecipata. Cos'è una visione? È un'immagine del futuro che noi desideriamo per noi, per la nostra società, e che possiamo ottenere naturalmente con il contributo comune. La visione si trasforma in strategie, si trasforma in piani di azione, si trasforma in regolamenti, ovvero in leggi, in disposizioni normative dell'Unione Europea, e quindi smette di essere appunto un'idea di futuro per diventare invece pratica politica concreta. E quindi si parla di strumenti, si parla di fondi, si parla di programmi. E infatti le strategie e dispositivi normativi, gli indirizzi, vengono trasformati in programmi che vengono finanziati da fondi di finanziamento ad hoc. Abbiamo parlato anche in nostri incontri precedenti dei grandi fondi, ad esempio del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o del Fondo Sociale Europeo, che finanziano i programmi di iniziativa nel campo della coesione e dello sviluppo sostenibile. Naturalmente i programmi trovano concreta attuazione nei progetti, che sono, come si dice, il tassello finale concreto, le realizzazioni attraverso cui vengono attuate, vengono implementate strategie e programmi. I progetti costituiscono la parte concreta e sostanziale dell'intervento che esercita i suoi effetti sulle economie, sulle società e sui singoli cittadini.
proprio considerando la rilevanza dei progetti, che naturalmente possono essere promossi da cittadini, da imprese, da organizzazioni della società civile, diamo un attimo uno sguardo al modo in cui questi progetti si sviluppano. Si parte da una programmazione di riferimento, i progetti si inquadrano all'interno di programmi per la coesione e lo sviluppo. C'è una prima fase detta di identificazione, in cui il progetto viene ideato e si comincia a costruire la sua ossatura in termini di obiettivi, in termini di costi, in termini di modalità di attuazione. C'è una fase detta di formulazione, in cui il progetto viene portato ad un livello esecutivo, cioè a un livello immediatamente realizzabile. C'è la fase del finanziamento, a valere sui vari fondi di cui stiamo parlando. C'è la fase in cui il progetto si esegue, ad esempio un'infrastruttura viene realizzata, o l'investimento imprenditoriale dell'impresa viene attuato, o una politica attiva del lavoro viene seguita, e a valle della sua realizzazione il progetto entra in funzione e c'è una valutazione dei suoi effetti. Questo schema, facciamo riferimento a questo schema come ciclo di vita del progetto. Ed è opportuno che conosciamo questo aspetto, in quanto ciascuno di noi può essere un ideatore, un formulatore di progetti, in particolare utili alla realtà in cui vive. Esistono delle qualità di un buon progetto che adesso vediamo molto rapidamente. L'utilità è una qualità, l'utilità rispetto alla comunità in cui viviamo, l'efficacia, ovvero la capacità di raggiungere gli obiettivi, la sostenibilità ambientale, naturalmente i progetti devono migliorare la qualità dell'ambiente e il futuro dell'ambiente, insomma, dei sistemi in cui viviamo, deve essere coerente con le politiche, ovvero deve inserirsi organicamente nei quadri strategici che sono stati definiti, deve essere innovativo ed originale, deve essere efficiente, nel senso che deve raggiungere il risultato minimizzando le risorse impiegate, e deve essere sostenibile sul piano finanziario, cioè deve essere anche nella fase di gestione del progetto, in cui il progetto funziona, deve essere in grado di autosostenersi, anche eventualmente, naturalmente, attraverso delle risorse che possono essere risorse pubbliche, nella misura in cui sia meritorio utilizzare finanziamenti pubblici per la gestione del progetto. Adesso facciamo il punto sulle politiche che si stanno avviando per la coesione, lo sviluppo sostenibile e la resilienza dell'Unione Europea. In particolare iniziamo a ricordare quali sono i grandi 5 obiettivi strategici dei fondi per la coesione nel periodo di programmazione 2021-2027. Abbiamo il primo obiettivo strategico che riguarda un'Europa più competitiva e intelligente, quindi parliamo di trasformazione economica, parliamo di ricerca, parliamo di competitività, parliamo di digitalizzazione. Abbiamo il secondo grande obiettivo, che è quello dell'Europa più verde, quindi di un'Europa resiliente, a basse emissioni di carbonio, in transizione verso un'economia a zero emissioni nette. Abbiamo il terzo grande obiettivo strategico, che è quello del rafforzamento della mobilità, sia di livello transnazionale, sia di livello territoriale, in particolare per quanto riguarda l'allacciamento dei territori alle grandi reti di comunicazione. Abbiamo il quarto grande obiettivo strategico, quello dell'Europa più sociale e inclusiva, che in particolare attua il pilastro europeo dei diritti sociali, che reca importanti principi in materia di lavoro, in materia di formazione, in materia di istruzione, in materia di inclusione sociale. E abbiamo il quinto obiettivo, un'Europa più vicina ai cittadini, che si attua attraverso strategie territoriali.
Questi grandi cinque obiettivi strategici vengono declinati poi in obiettivi specifici, che sono indicati nei vari regolamenti, ovvero nelle varie leggi che riguardano i fondi con cui l'Unione Europea finanzia queste politiche, in particolare i cosiddetti fondi strutturali, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, il Fondo Sociale Europeo Plus, e il regolamento, le disposizioni normative riportano anche i campi di intervento, cioè in sostanza le azioni, le misure che possono essere realizzate. E quindi vedete come c'è una cascata, come si dice, programmatica che va dagli obiettivi strategici agli obiettivi specifici agli interventi, dove poi si collocano appunto le azioni materialmente finanziate dai programmi che si traducono in sostanza in progetti di investimento. Diamo uno sguardo abbastanza rapidamente ai contenuti di questi cinque obiettivi strategici. In che modo diamo uno sguardo? Cerchiamo di capire rispetto ai vari sub-obiettivi quali potrebbero essere i contributi che noi come cittadini potremmo dare per attuare questi interventi. Ad esempio, ricerca e competenze. Qui quello che dovremmo cercare di capire, ponendoci dal punto di vista, ripeto, dei destinatari o anche dei proponenti di progetti, il quesito è quali sono le innovazioni, le sperimentazioni, le nuove competenze che potrebbero costituire delle soluzioni originali per migliorare la qualità del nostro sviluppo e quindi per aumentare il grado di progresso tecnologico, anche di progresso sociale delle nostre società e dei nostri sistemi economici. Sempre nell'ambito di questo obiettivo, la digitalizzazione è un altro grande tema e quindi come possiamo accrescere l'accesso e l'utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle tecnologie digitali, o ancora il tema della competitività, cioè come possiamo fare a sostenere, a rendere produttivo ed efficace il nostro sistema delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese che devono produrre valore e devono produrre lavoro regolare. Il secondo grande obiettivo, come abbiamo detto, il secondo obiettivo strategico è quello dell'Europa più verde e qui parliamo di lotta a rifiuti e inquinamento e quindi le soluzioni che dobbiamo trovare riguardano il miglioramento dei processi, dei metodi di riduzione dei rifiuti e del loro trattamento in modo sostenibile, riguardano la biodiversità e quindi le iniziative necessarie a invertire la perdita di biodiversità che viene minacciata appunto da un uso scriteriato e insostenibile delle risorse naturali, l'economia circolare e quindi parliamo di processi di riciclo, di allungamento del ciclo di vita dei prodotti, di riduzione dei rifiuti, di energia pulita e quindi di rafforzamento del ricorso a energie rinnovabili e parallelamento di riduzione del consumo delle energie basate sull'uso dei combustibili fossili, parliamo di un tema che riguarda la lotta al cambio climatico e a rischi e quindi parliamo di soluzioni, di interventi, di progetti che possano aiutare ad affrontare le sfide della transizione ecologica e del contrasto al cambiamento climatico. Il terzo obiettivo strategico è quello dell'Europa più connessa e quindi la nostra discussione, la nostra formulazione di visione di progetti riguarda le scelte per garantire le connessioni delle nostre regioni alle grandi direttrici di traffico, ovviamente parliamo di mobilità sostenibile, o anche la mobilità locale, quindi quali sono le soluzioni per fare in modo che la mobilità nelle città e nei territori sia adeguata e sostenibile. Quando parliamo di mobilità, parliamo naturalmente di mobilità sia di passeggeri, di persone, sia di merci. Il quarto obiettivo strategico è l'Europa più sociale e qui interventi, visioni, soluzioni devono riguardare la creazione di un'occupazione di qualità e regolare, senza discriminazioni,
Parliamo di istruzione e formazione, quindi di miglioramento dei nostri sistemi di istruzione e di formazione e quindi di accrescimento della loro accessibilità e accrescimento della loro coerenza con la domanda di lavoro. Abbiamo un tema che riguarda l'inclusione e quindi gli interventi per migliorare la partecipazione e l'inclusione sociale di persone vulnerabili e comunità emarginate. Abbiamo un tema di pari opportunità. È necessario superare le disparità in generale, a partire dal cosiddetto gender gap, ma parliamo qui di disparità e di non discriminazione su un piano ancora più generale. Parliamo di cultura, ovvero del modo in cui gli interventi di valorizzazione culturale e turistica possono migliorare l'inclusione sociale e perseguire degli obiettivi appunto di miglioramento dei diritti e della qualità della vita delle persone. Il quinto obiettivo strategico è quello dell'Europa più vicina ai cittadini e qui parliamo di miglioramento degli ambienti urbani, quindi ci chiediamo quali potrebbero essere iniziative e progetti per migliorare la funzionalità e la qualità della vita nelle nostre città. Parliamo di territori. Sicuramente avrete sentito parlare delle politiche delle visioni anche che sono formulate intorno alle cosiddette aree interne, cioè aree sfavorite da un punto di vista dell'accessibilità e del tessuto produttivo. Il tema in questo caso è come risolvere i problemi di queste aree territoriali, le aree interne ma anche le isole, e quindi migliorare la condizione anche naturalmente dei cittadini, delle persone che in queste aree vivono. Un orientamento è opportuno darlo rispetto al quadro della programmazione che è associato a questi grandi obiettivi strategici e ai vari temi che li definiscono. Noi partiamo, come abbiamo detto, da strategie europee, da strategie che nella fase iniziale sono partecipate con i cittadini europei. Una volta condivise le strategie, vengono trasformate in dispositivi normativi dell'Unione Europea e questi dispositivi hanno anche, nel caso in cui si parla in particolare di politiche riguardanti investimenti e interventi, come si dice, strutturali, questi dispositivi si trasformano in programmi. E nel caso specifico noi abbiamo un accordo di partenariato che a livello nazionale definisce le strategie generali per l'utilizzo dei fondi e abbiamo dei programmi finanziati dal FESE, dal Fondo Sociale Europeo Plus, che possono essere sia di livello nazionale sia di livello regionale. Ecco, naturalmente questi programmi vengono definiti nell'ambito di accordi, di negoziati con l'Unione Europea. Gli Stati membri, le amministrazioni titolari dei programmi, fra cui le amministrazioni regionali, discutono, negoziano con la Commissione Europea il contenuto dei loro programmi, ferma rimanendo naturalmente l'impalcatura strategica delle politiche che abbiamo visto è imperniata intorno ai 5 obiettivi strategici e ad una serie di obiettivi specifici di interventi. Ecco, negoziano questi i contenuti dei programmi e a valere su questi programmi finanziano progetti che possono essere proposti da enti pubblici, ad esempio i comuni, possono essere proposti da imprese, possono essere proposti da organizzazioni della società civile. Quindi con il contributo delle diverse componenti delle nostre economie e delle nostre società. Un accenno bisogna farlo anche al famoso Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza, di cui si parla molto, giustamente, insomma, in questa fase. Il Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza è costituito da risorse aggiuntive, da importanti risorse aggiuntive rispetto a quelle dei fondi strutturali, a quelle della coesione, ma condivide con i fondi strutturali l'impostazione strategica verso i grandi obiettivi della transizione climatica, della transizione digitale, dell'inclusione sociale. Vedete infatti come in questa slide
sono descritte, sono riportate le grandi missioni del piano che riguardano digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, rivoluzione verde, transizione ecologica, quindi vedete come c'è un parallelismo di temi, infrastrutture per una mobilità sostenibile, istruzione e ricerca, inclusione e coesione, salute. Queste missioni sono poi suddivise in componenti. Naturalmente anche in questo caso il piano viene attuato mediante progetti che vengono proposti da amministrazioni pubbliche, da imprese, da organizzazioni della società civile, dell'ambiente e così via. Quindi vedete come su questi grandi temi della transizione climatica, della transizione digitale, dell'inclusione sociale, convergono nel prossimo periodo di programmazione, cioè dal 2021 al 2026, 2027, convergono importantissime risorse di cui in qualche modo i cittadini europei devono rendersi corresponsabili partecipando alla formulazione delle visioni, seguendo e monitorando l'esecuzione dei piani e contribuendo, quando possibile, anche con concrete proposte. Diamo adesso uno sguardo al programma di lavoro 2022 della Commissione europea. Come dicevamo in precedenza, le strategie della Commissione dell'Unione Europea, le politiche dell'Unione Europea, sono generalmente articolate su base pluriennale. Infatti, avete visto come parliamo di un periodo di programmazione 2021-2027. Ogni anno, però, la Commissione Europea fa un programma di lavoro dove individua appunto le priorità che operativamente dovrà attuare nel corso dell'anno. Noi abbiamo adesso un programma di lavoro del 2022 che è stato appunto fatto dalla Commissione Europea. La Commissione Europea diffonde il suo programma di lavoro per informare i cittadini europei ed anche per condividerlo con le altre grandi istituzioni dell'Unione, con il Parlamento e con il Consiglio. Vedete il documento del programma della Commissione, appunto, in cui, come dicevamo, sono elencate le azioni che si prevede di realizzare nell'anno successivo. Noi alla fine del 2021 ovviamente abbiamo un piano per il 2022. Ci sono naturalmente molte fonti informative, in primo luogo sul sito della Commissione europea, sui contenuti del piano di lavoro 2022, a cui naturalmente rimando le persone interessate per ulteriori approfondimenti. Quali sono i temi che la Commissione europea ha scelto per il 2022? I temi sono questi. Innanzitutto l'attuazione del Green Deal europeo. Il Green Deal europeo è una grande strategia europea, pluriennale, che mira ai grandi obiettivi della transizione climatica e in prospettiva alle cosiddette emissioni zero, ovvero all'annullamento dell'eccesso di emissioni di CO2 nell'atmosfera. Per il 2022 la Commissione europea segnala una serie di iniziative concrete che vanno, come vedete, da un quadro normativo per la certificazione degli assorbimenti di carbonio. È importante avere certezza scientifica sui risultati che le politiche europee della transizione climatica hanno in termini di riduzione degli assorbimenti delle emissioni di CO2 e ancora misure per una mobilità a zero emissioni, piani di azione per migliorare la qualità delle acque e dell'aria, nuovi quadri legislativi per contrastare l'uso dei pesticidi, la promozione dell'economia circolare, il miglioramento dei finanziamenti per la biodiversità, le cosiddette obbligazioni verdi, ovvero la disponibilità di finanziamento per gli investimenti che operano favorevolmente per la transizione climatica.
Il secondo grande tema è quello dell'Europa pronta per l'era digitale, e qui abbiamo che la Commissione intende mettere in cantiere delle disposizioni normative, in particolare per garantire la disponibilità di semiconduttori. Come sapete, i semiconduttori sono una componente molto importante dell'elettronica e in questo momento c'è una crisi internazionale sulla offerta di semiconduttori. L'Unione Europea intende intervenire in questo campo per garantire un flusso di rifornimenti appropriato, diciamo, per alimentare la propria industria, le proprie industrie. Abbiamo dei dispositivi normativi che riguardano la resilienza e la sicurezza dei sistemi informativi, la costruzione di un sistema di comunicazione sicuro basato su tecnologie spaziali e, come si dice, ultimo ma non meno importante, l'apprendimento delle competenze digitali nelle scuole e negli istituti di istruzione superiore. Il terzo grande tema che la Commissione europea mette in cantiere per il 2022 è quello dell'economia a servizio delle persone. Qui abbiamo naturalmente un'attenzione specifica alla continuazione dell'attuazione del piano di azione sul pilastro europeo dei diritti sociali, quindi con l'implementazione dei suoi principi relativi al lavoro, a istruzione, a formazione e inclusione, alla protezione dei lavoratori dai rischi connessi all'amianto, al rafforzamento delle reti di sicurezza sociale, o ancora alle proposte sui pagamenti istantanei, in modo da facilitare le transazioni, all'agevolazione dell'accesso ai capitali per le imprese, alla riforma del quadro internazionale in materia di imposta sulla società, di cui probabilmente in questo periodo avrete in ogni caso sentito parlare. Sono temi, come dire, all'ordine del giorno, infatti sono oggetto di un'attenzione specifica, della pianificazione specifica del lavoro e delle attività della Commissione per il 2022. Un tema importante è quello dell'Europa più forte nel mondo e quindi partenariati per stimolare commercio e investimenti, accelerazione dei lavori per realizzare un'autentica Unione Europea della difesa, un impegno, una strategia di impegno internazionale in materia di energia, un piano di azione sulla governance internazionale degli oceani. Vedete come ci sono da una parte degli impegni che riguardano concreti investimenti e dall'altra parte degli impegni che riguardano il miglioramento di quadri legislativi sia interni all'Unione Europea sia riguardanti le relazioni tra l'Unione Europea e l'Unione Europea e il resto del mondo. Un altro tema è quello della promozione dello stile di vita europeo. Qui la Commissione ha proclamato il 2022 come l'anno europeo dei giovani, ha poi in cantiere un'azione specifica, l'azione ALMA, per aiutare i giovani europei che non sono né in formazione né in istruzione né al lavoro, e quindi li sostiene nell'acquisire esperienza professionale, in particolare all'estero. ALMA è l'acronimo di Aim, Learn, Master and Achieve, che significa fissati degli obiettivi, impara, specializzati e raggiungi i risultati. Un terzo impegno è quello di presentare una strategia dell'Unione Europea per l'università, migliorare la cooperazione transnazionale nel settore dell'istruzione superiore, che è un ambito fondamentale, in particolare per garantire che le nuove generazioni possano inserirsi coerentemente bene nel mercato del lavoro, migliorare le strategie europee per l'assistenza, dall'infanzia all'età avanzata, proporre un quadro per il settore farmaceutico dell'Unione Europea e proporre leggi in particolare per il miglioramento dell'accessibilità medicinali per uso pediatrico e per le malattie rare. Un tema, un ulteriore tema, è quello dello slancio per la democrazia europea, e qui si parla di mettere mano a una legge europea per la libertà dei media, che devono garantire, diciamo, il loro ruolo di trasparenza e informazione dei cittadini, informazione corretta dei cittadini. Norme che riguardano l'armonizzazione dei procedimenti penali,
norme che riguardano le istituzioni di organismi che si occupano di questioni di etica nell'Unione Europea, norme che riguardano la genitorialità tra i paesi dell'Unione Europea e anche sulla iniziative che contengono il tema della cosiddetta fuga dei cervelli e contengono i problemi, peraltro gravissimi, legati al calo demografico. Sono due temi che io vi segnalo, diciamo con un'enfasi particolare, fuga dei cervelli, la mobilità internazionale dei lavoratori e dei ricercatori è un fatto molto positivo, nella misura in cui sia equilibrato, ovvero sia un luogo, da un luogo, diciamo, partono e arrivano flussi di persone. Nel momento in cui c'è uno squilibrio tra chi parte e chi arriva, si crea un problema di desertificazione, che è gravissimo, desertificazione dei tessuti economici e sociali. Un altro tema molto importante è quello del calo demografico, che, come sapete, riguarda l'intera Unione Europea, ma che riguarda anche il nostro paese, che nel lungo periodo si traduce poi in calo delle forze di lavoro, calo dei tassi di attività e quindi difficoltà di garantire poi servizi essenziali per tutti. Un ultimo aspetto su cui vorrei richiamare la vostra attenzione, interessante, è quello dell'anno europeo della gioventù. La Commissione europea ha istituito l'anno europeo della gioventù nel 2022, in sostanza con quelle proposte partecipative di cui abbiamo parlato anche a proposito della conferenza europea sul futuro. In altre parole, chiama attraverso eventi, attraverso proposte, attraverso la formulazione di visioni e idee, chiama i giovani europei ad immaginare il proprio futuro e anche a fare delle concrete proposte di azione e quindi promuove le opportunità disponibili, sostiene lo sviluppo personale, sociale e professionale. E incoraggia in generale, insomma, i cittadini, in particolare magari quelli, diciamo, con meno vantaggi, a diventare cittadini attivi e attori del cambiamento. Vi rimando alla pagina che vedete riportata nella slide, che dà l'opportunità di, in particolare in questo momento, in questa fase, di condividere le idee su come l'anno europeo dei giovani debba essere materialmente organizzato e quali grandi contenuti debba avere.